Ciao Manila, che carina, tutta addormentata e bellina. Ma c'è Turlino! Non mi adori mai abbastanza. Sempre questa attenzione a Manila. Io non ne posso più. Non Oh, che rompino che sei! mi hai fatto niente, faccia di serpente. Eh? Come non mi hai fatto niente? Ma... Specchio riflesso, la caparola torna nel cesso. Va bene, non mi arrabbierò, faccia di Turlino! Manila, cosa dobbiamo fare? Non lo so, ho perso le speranze. Oh, Turlino narcisista, per oggi devi abbandonare il tuo narcisismo, perché oggi dobbiamo aiutare i nostri trascini afflitti dal trash amore e far loro vedere la luce della subdolaggine. Il tuo narcisismo ha mandato in vacca anche la telecamera, perché io avevo già registrato questa puntata del Fumacupido, ma non l'ha salvata e quindi dobbiamo registrarla di nuovo. Quindi, carissimo, ora vai assolutamente a vegliare sui nostri trascini in ascolto. Poniti qui sugli spalti, perché oggi è martedì! Il che significa Fuma Cupido risolve, ovvero l'unica rubrica a colpi di si subdola, bacialo, bacialo, lascialo, lasciala, risolve tutti i vostri problemi trash amorosi in poche semplici mosse. Per partecipare al Fuma Cupido è molto semplice, mail, solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati, mail come nel 95 con oggetto Fuma Cupido. Fuma Cupido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di aggiornamenti su questioni già risolte o questioni analoghe a quelle che abbiamo già risolto ma di cui avete seguito gli stessi consigli. E detto ciò, non inviate mail troppo lunghe, siate sintetici perché altrimenti toglierete dello spazio ad altri. Puntate all'osso della questione e soprattutto puntate su problematiche originali che non abbiamo già visto in passato, meglio se divertenti, ma ogni tanto Fumacupido si tinge anche di intensità. Ora, non penso di aver dimenticato altro, tutto ciò che viene inviato al Fumacupido resta del Fumacupido, nickname trash amoroso per matrone animato, ma direi che dopo tantissimo tempo, anche Manila me lo dice, beh, le nostre regole le sappiamo bene. E iniziamo subito! Allora, questa volta parto al contrario rispetto a come ho iniziato prima, e partiamo da Broccolina. Ciao Matteo, sono Broccolina, ho 24 anni. Dopo aver guardato tutti i tuoi Fumacupido negli anni, mi sono decisa a scriverti, visto che le mie passate vicende trash amorose sono autocestinate anche grazie ai tuoi consigli. Oh no! Classico bad boy, allora hai fatto bene. La mia storia è breve, è il 2019, dopo una rottura assai burrascosa, servirebbero almeno 7 mail per raccontare, ho intrapreso un po' per caso una relazione con Zuccherino. All'inizio si trattava di un rapporto poco impegnato, ma poi lui si è attaccato moltissimo e io che stavo attraversando un periodo durissimo nella mia vita, mi sono adagiata in questa situazione. Causa pandemia, non potendo andare in giro da un anno a questa parte, sono spesso a casa con i suoi, con cui vado anche d'accordo. Il punto è che so che di non essere innamorata di lui. Ma provo un grandissimo affetto e gratitudine per essermi stato vicino in questo lungo tempo. E a volte penso che sarebbe bello vivere qualche novità e iniziare qualcosa di nuovo. Al contempo non credo che sarebbe giusto troncare così una relazione che tutto sommato va bene. Lui, inoltre, è davvero dolce. Cosa fare? Aspettare finché la barca va? Ci tengo a dire che a lui non ho mai mentito su cosa provo. Ah, ok. E per ora gli va bene così. Forse sono pochi pacchi un po' inutili, ma questa staticità in cui siamo relegati mi sta facendo male al cervello. E ho paura di non star concludendo nulla. Forse sono confusa io e non capisco cos'è davvero l'amore. Help, Fumacupido, ti stimo moltissimo, ti mando un abbraccio gigantesco. Mua! Oh, cara broccolina. Allora, posso capire la situa. Intanto, trascini in ascolto, ovviamente dite anche la vostra. Io offro sempre il mio point of view, ma molto spesso voi date dei consigli ben più azzeccati. Significa che la subdolaggine attraversa tantissimi di voi. Quindi scatenatevi nei commenti. E Broccolina, leggi anche cosa diranno i trascini, che magari possono offrire dei punti di vista differenti ma interessanti. Allora, che dire? Allora, secondo me la sincerità vince sempre. Apprezzo molto il fatto che tu sia stata sincera con lui sin da subito, senza mentire sui tuoi sentimenti. Io, sinceramente, per quanto faccia male, non troncherei la relazione di netto, ma metterei il ragazzo di fronte alla realtà dei fatti. Nel senso che, secondo me, vale la pena trovare un momento per discutere apertamente e fare una riflessione sul vostro rapporto adesso, mostrando sia i lati forti, i lati positivi, e quindi il fatto che lui sia stato di estremo supporto durante quest'anno,
Ma dall'altro lato, se tu non sei innamorata, non sei innamorata, non è che ti devi forzare, ed è sbagliatissimo, secondo me, mandare avanti una relazione che non sta in piedi, semplicemente perché si ha paura di ferire l'altro, o si ha paura che di quello che verrà dopo. Soprattutto se una relazione sta funzionando, ma funziona bene solamente perché c'è un buon equilibrio tra voi, ma manca l'amore. Cioè, obiettivamente, se tu sei insoddisfatta, stai iniziando a pensare a cose diverse, provi affetto per questo ragazzo ma non ne sei innamorata, c'è un fortissimo squilibrio, perché lui è palesemente innamorato, altrimenti non t'avrebbe mai detto che a lui va bene così, di fronte alla dichiarazione che non lo ami. Cioè, obiettivamente, lui è cotto per fare una cosa del genere, lui è cotto e sta agendo in un modo sbagliato. Ma lo capisco, perché ci sta, cioè lui probabilmente spera che pian piano ti innamori, quindi ti sta appresso con la consapevolezza che tu non lo ami di ricambio, quindi non è molto sana questa cosa, anche perché lui probabilmente ne soffre un pochino e può esserne anche confuso, perché magari tu nei tuoi confronti sei estremamente affettuosa, se ti comporti da fidanzata, però, e lui legge male questi segnali che tu dai, che invece magari sono di affetto, di sostegno. Però se tu pensi veramente di non essere innamorata, poi magari ci può stare che ci sono dei momenti di dubbi e quindi non ha senso agire di impulso. Magari è un momento in cui tu dici: non sono innamorata perché ho degli altri problemi, non capisco veramente quello che provo. Però quando sei innamorato lo sai. Cioè, obiettivamente lo sai, quindi secondo me vale la pena. Non troncare subito è sbagliato, però mi sembra chiaro che tu vuoi andare in quella direzione lì, cioè non netto, ma comunque trovare una via per uscirne. Allora, stare con una persona finché la barca va è sbagliatissimo, così come stare con una persona per non farla soffrire è sbagliatissimo. Secondo me un primo step da fare è trovare un'occasione per lui, di parlare con lui, però dove tu ascolti lui e cerchi di capire come lui sta vivendo questo rapporto, e anche mettendolo di fronte ai fatti che tu senti questo problema, questo squilibrio, cerchiamo di rifletterci assieme. Cioè, è il consiglio che do sempre, però obiettivamente è lì, è nel confronto che saltano fuori le cose. Secondo me, da come la vedo io da esterno, lui è cotto di te e fa di tutto per stare con te. Tu hai dei dubbi e questa cosa porterà a un fortissimo squilibrio, cioè più va avanti più questo squilibrio diventa insopportabile, e lo so perché ci sono passato anch'io. Quindi questo è il mio consiglio, ovviamente trescini e trescine in ascolto dite la vostra, però il mio parere è: non ha senso stare con una persona solamente per farle piacere, perché è una persona carina, che si merita tanto, perché non siamo qua per far beneficenza. Cioè, l'amore si basa sull'equilibrio corrisposto. Quindi quando c'è un disequilibrio, a volte fa male, ma fidatevi che una scelta di porre fine a un rapporto giova ad entrambi. Quindi, certo, c'è il periodo di sofferenza, però poi è molto meglio che mentire, perché si può arrivare al punto in cui tu menti, cedi alle tentazioni e poi veramente lì sono pugnalate al cuore. Quindi questo è il mio consiglio, però io sono molto sulla sincerità, sono anti-tradimento nel modo totale, quindi diciamo che vado un po' in quella direzione lì. Secondo me è giusto, quando non si sente più che una relazione sta andando nel giusto verso, bisogna rifletterci assieme e vedere se le cose possono cambiare o no. Nel tuo caso andrei progressiva, però avete veramente bisogno di parlare, secondo me, di capire bene come stanno funzionando le cose. Questo è il mio consiglio. Fammi sapere come va, intanto ti mando un bacione e rimango in attesa di un tuo feedback, insomma. Ciao ciao. Ma ora veniamo alla seconda mail. Melon Belly, ho un problema che esiste da un anno e mezzo. Ti avevo già scritto e non mi hai mai risposto. Oh no, ma ora risponderò. La tua saggezza mi ha aiutata a diventare più subdola. Il problema è questo: ho una cotta per Papà Castoro. Adoro Papà Castoro.
Chi non ha mai avuto una cotta per Papà Castoro? Da 2 anni. In questi 2 anni ogni volta che lo cerco lui c'è, ma non mi cerca mai. Passiamo letteralmente le ore a chattare, quindi sei sempre tu la prima a scrivergli. A volte anche in modo frizzante, you know what I mean. Papà Castoro abita a 900 km, urca, in un altro stato, dico provincia di Bergamo profonda lui e capitale europea io. Abbiamo un amico in comune, bro, che dice che Papà Castoro è troppo intelligente per farsi film mentali su una che abita a 900 km. Lui c'ha un tatto incredibile comunque. Sempre bro dice che a Papà Castoro piaccio perché la sua pigrizia, se no non avrebbe mai portato avanti una conversazione per 2 anni. In 2 anni ci siamo visti solo 2 volte e io ho appena cambiato un volo per poter andare da lui a fine aprile. Cielo beato, sono una pirla. E in più c'è un palinsesto mondiale che non aiuta per niente. Esatto. Che dici? È un puntello carino, neanche troppo puntello, visto che è esperto in avere sfighe assurde. E non devo farmi film? Nel frattempo io mi faccio una certa dose di affari miei comunque, ma soprattutto, come faccio a farlo innamorare perdutamente di me? Saluti a te, Turlino, Manila, Zuko, la Ale e tutta la crew. Sei adorabile, purtroppo la letteratura giapponese resta per me una sbatta incredibile. Adoro. Beh, allora, che dire, non saprei che cosa consigliarti. Secondo me sei un po' nella fase in cui le cose sono fatte un po' piccanti ma un po' piatte. Ed questo è chiaro, nel senso che voi vi scrivete in continuazione. Secondo me non hai bisogno di farlo innamorare di lui, perché lui potrebbe essere in un certo senso bloccato dalla distanza, banalmente. E non dovresti viverla, per quanto difficile, come se fosse una relazione canonica al momento. State un po'... è vero che vi scrivete da 2 anni, però vedersi in volto, vedersi dal vivo, obiettivamente è una cosa totalmente diversa. E se c'è questa intesa già nello scrivervi in chat, dato e nonostante vi siate visti solo 2 volte, probabilmente è perché si sta sondando il terreno, no? Questo è chiaro. Però non c'è quella spinta da parte sua di portare le cose a un secondo step, cosa che invece tu sei pronta a fare. Ora, io se fossi in te... vabbè, già hai preso sbiglietti per l'aereo e quindi a questo punto incontralo, nel senso che a meno, cioè, se si può fare, incontralo, vedi anche lui come reagisce. Secondo me ci sta, alla fine, nonostante il problema mondiale, sei riuscita, hai questa opportunità, probabilmente ti sposti anche per lavoro, non lo so, e nella sua nazione, quindi può darsi che ci sia effettivamente la possibilità di incontrarsi, e lì secondo me è un incontro in cui puoi chiarire delle cose. Chiarire innanzitutto come ti senti tu nei suoi confronti, perché il problema è anche che sentirsi in chat, sentirsi online, ci dà una prospettiva diversa delle cose. È vero, tu l'hai conosciuto 2 volte, ma secondo me in 2 anni sono troppo poche per farsi un'idea di una persona, e la tua idea che secondo me ti sei fatta su di lui è la persona con cui hai a che fare online, quindi che può differenziarsi molto rispetto alla realtà. La cosa che non mi piace tanto è che tu sei la prima a scrivergli sempre. Quello secondo me è una cosa su cui dovresti un attimo affinare, nel senso che tu devi farti anche cercare, non puoi essere la prima che lo cerca, perché altrimenti è vero che lui ha il blocco, che non vede questo vostro rapporto come un possibile primo step per una relazione, però dal mio punto di vista non ha senso che tu sia lì a corrergli dietro, e non ha senso neanche che tu ti chieda come faccio a farlo innamorare di me. Lui deve anche svegliarsi un pochettino. Secondo me non c'è bisogno di farlo innamorare, c'è bisogno di se sei proprio incuriosita da questo rapporto, nonostante le difficoltà della distanza, secondo me dovresti lasciare le cose in modo spontaneo, vedere come reagisce lui, vedere quanto lui è disposto a mettersi in relazione con te, soprattutto quando avrai questo incontro a fine mese,
E lì secondo me chiarirai un po' di cose anche tu se effettivamente questo incontro avviene. Però dallo stesso punto di vista tu hai già fatto tanto, deve essere anche lui un attimino a cercarti. Se veramente lui è disposto a spendere 2 ore di conversazione con te, francamente non vedo che cosa ci possa essere di così difficile dallo scrivere lui per primo un ciao, come stai. Ecco, secondo me hai già fatto tanto, non hai bisogno di fare cose in più. Hai preso anche un biglietto d'aereo, francamente spero che tu dovessi già andare nella sua nazione per altri motivi. Però comunque, ecco, tu hai già fatto tanto, secondo me non hai bisogno di corrergli così tanto dietro, anche perché, ripeto, secondo me lui è un blocco, sicuramente ti trova interessante, ma la distanza pone su di lui un peso non indifferente. È veramente pronto per una cosa del genere? Secondo me avreste bisogno di incontrarvi più spesso, quando, ovviamente non è possibile, però sicuramente dall'incontro che avrete si potranno capire delle cose in più. Questo è il mio consiglio, ma ovviamente trascine e trascine in ascolto, ditemi la vostra, scrivete qua sotto nei commenti se anche voi avete avuto esperienze di questo tipo e cosa consigliereste. Io francamente la vivrei in modo più sciallo, non partirei subito con l'idea di costruire una relazione forte. Perché è vero che vi scrivete da 2 anni, ma i presupposti per il secondo step sono ancora un po' vani. Quindi è tutta questione di sondare il terreno e non partire subito così spediti. Deve anche darsi una mossa a lui, perché se non si dà una mossa vuol dire che o è troppo pigro o non è così spinto dall'idea di passare a uno step successivo. Ma questo era il mio punto di vista, aspettiamo anche i vostri. E intanto, carissima, come ti chiami? Melon Belly, io ti mando un bacione e fammi sapere come va. Ma ora veniamo all'ultima mail di oggi e ci scrive la signora Tokue. Ciao Matteo, con Nessie, Torlino e Manila Bella. Ti scrivo perché ho purtroppo un problema che non riesco a risolvere. Sono sicura che la tua esperienza potrebbe aiutarmi nel modo giusto. Da quando avevo 14 anni conosco un ragazzo, Mark, che all'inizio mi corteggiava e poi è iniziato a cercarmi solo per le cosacce. Ammetto di non averlo calcolato moltissimo all'inizio, ma con il tempo ha iniziato a intrigarmi e mi sono innamorata. Mark ha avuto nel frattempo delle relazioni e io ero sempre la ragazza che ci stava e non veniva calcolata abbastanza. Io ho già un'idea su questo Mark, anche perché ho già registrato la risposta per questa mail e poi ve la dico bene. Durante quest'arco di tempo ho anche avuto un paio di fidanzati. Uno di loro l'ho persino tradito con Mark. Mi ero resa conto lì che ero innamorata di lui e l'ho lasciato l'altro. Ho iniziato a cercarlo con lo sguardo dappertutto, ho iniziato a cercare di farmi notare, ma non ho mai avuto più di lui. Solo ad un tratto ho capito che forse mi stava rivalutando, perché mi ha detto che era convinto che un giorno ci saremmo sposati e che forse eravamo fatti per stare insieme. Che gatta morta, Mark. Non vale la pena fidarsi di lui. Alla fine mi sono rassegnata perché sapevo che non sarebbe mai successo nulla, anzi mi chiedeva consigli per portarsi a letto le altre. Manipolatore. Perché donna e perché mi riteneva una persona affidata. Non potevo aspettarlo e ho deciso di troncare la cosa. Brava. Dopo un po', quando non avevo più fiducia nel genere maschile, ho conosciuto Metal Man. L'ho sposato dopo qualche anno. Sto insieme a Metal Man da 7 anni e lo amo la follia. Ma c'è un però. Mark cerca sempre in qualche modo di cercarmi, anche mandandomi dei segnali, richieste d'amicizia, like, eccetera. Che noia. Alla fine, più di un anno fa, mi ha ricercata e ha risposto in tranquillità perché lo ritengo comunque un amico. Parlando, abbiamo tirato fuori il passato e le nostre passioni in comune. Siamo straordinariamente in sintonia quando parliamo e questo mi spaventa. Mi ha pure proposto di rivederci e mi ha anche detto che potrebbe succedere la qualsiasi. La gente così io non la sopporto. Questo Mark. Io ho prontamente detto che non sono disposta a tradire nuovamente. Amo davvero Metal Man. Si confida anche molto con me e sento che si fida, come io da lui. È da un po' che non ci sentiamo, ma lui mi ha cercata con una richiesta di seguirmi su Instagram e sono confusa. Ora il problema mi sembra ovvio. Vorrei mantenere un rapporto con lui d'amicizia, ma non so se sia la cosa giusta. Mark mi attira ancora molto, lo ammetto, ma sarei anche capace di mantenere un'amicizia. A volte mi torna in mente, soprattutto quando litigo con Metal Man, e mi sento poco considerata. Mi viene in mente il sogno e non so perché. Forse è qualcosa di risolto? Secondo te cosa dovrei fare? Ti prego, aiutami, aiutatemi, trascini in ascolto! Fun fact, nel video di 3 anni fa somigli tantissimo a Mark. Meno male che sono cambiato. Grazie per tutto quello che fai, davvero, amo il tuo canale, scusami per la lunga mail. Un bacione a te, carissima. No, sembravo shady, ma in realtà sono shady nei confronti di Mark. Perché
quando avevo iniziato a leggere la mail, io pensavo che fosse un po' un tontolone, del tipo che lui non capiva che la ragazza, appunto signora Tokue, fosse interessata a lui, allora lui la vedesse come l'amica con cui fa le cosacce ogni tanto. Perché alcuni ragazzi sono così, cioè sono dei tonti, cioè non arrivano, non capiscono le complessità delle faccende psicologiche. In realtà molte persone sono così, io dico i ragazzi perché Mark è un ragazzo, però ci sono un po' i tontoloni a livello sentimentale che pensano che le cose siano molto superficiali, no, da questo punto di vista, e non vedono quando una persona è veramente presa di lui o di lei. Però ecco, lo dico simpaticamente, tontolone. Invece no, non è un tontolone, secondo me è un narcisista, esattamente come Torlino, perché è una gatta morta. Cioè lui sa benissimo, secondo me, da quello che ho letto e ne ho conosciute di persone così, sa benissimo che tu eri presa da lui, e non solo da un punto di vista di attrazione fisica, e ogni tanto, quando vuole avere conferme personali, torna da te e ti seduce perché sa che può ottenerti. Questa cosa non devi assolutamente concedergliela. Cioè, uno, io quando ho avuto conferma di questa cosa, quando se ne è uscito con "incontriamoci, potrebbe succedere la qualsiasi", ignorando totalmente che tu sei sposata da 7 anni con un altro. Cioè, scusami, se non è un narcisista egomaniaco questo, ma di che stiamo a parlare? Ma tu non devi assolutamente dargli l'impressione, secondo me, che tu devi starci, tu sei a disposizione. Il fatto che tu sia ancora attratta da lui, secondo me, ci sta, è umano. Nel senso che magari, uno, può essere un ragazzo molto attraente, e vabbè, siamo umani. Due, c'è una questione risolta alla base, e questo l'hai capito anche tu. Nel senso che, secondo me, tu hai vissuto un vuoto dal fatto che Mark sembrava costantemente esserci dal punto di vista anche relazionale, ma si tirava indietro all'ultimo, e questa cosa rende Mark una gatta morta, sostanzialmente. È uno che vuole farsi, che vuole rincorrere, secondo me, e ha visto in te una persona che è già conquistata, e quando ha bisogno di conferme ti viene a cercare. Ora, magari sto dando un'immagine molto negativa di Mark, magari lui lo fa volontariamente o involontariamente, ma io cerco di non fidarmi delle persone che agiscono così in generale. Le trovo subdole nel modo sbagliato del termine. Quindi, secondo me, allora, la cosa è mettere in chiaro. Allora, io sono dell'idea che questa è una cosa che probabilmente non condivideranno tutti, ma ci sono persone che portano scompensi emotivi forti, negativi, nella vita quotidiana, nell'equilibrio quotidiano di una persona, che appartengono al passato e su cui bisognerebbe recidere per un benessere personale. Non va fatto sempre e non è quello che ti consiglio di fare in realtà, però è da considerare come opzione se veramente Mark diventa presente e assente in modo fastidioso, tanto da mettere in crisi il rapporto con Metalman, con cui uno si è sposata e questa cosa non ha minimamente scosso il nostro Mark, e due, sei innamorata, quindi è un matrimonio felice, non è un matrimonio triste di cui ti sei pentita. Quindi questo Mark è venuto a mettere zizzania, ok? E quindi, francamente, io una scelta di troncare la troverei, ecco, come step proprio estremo, visto che comunque tu sei molto legata a lui. Ci sono delle volte in cui queste scelte vanno fatte, e non significa ghostare, ma porre una distanza. Non significa troncare il rapporto di netto, ma porre una distanza e renderla chiara, dicendo non c'è trippa per gatti. Però non c'è trippa per gatti, io a Mark lo direi, perché è vero che tu sei debole da questo punto di vista e hai ancora il ricordo di quello che c'è stato tra di voi e c'è un po' di attrazione alla base, però se tu stessa sei convinta di essere in grado di mantenere un rapporto d'amicizia con lui, secondo me devi essere esplicita e dirgli non c'è trippa per gatti, o così o pomì, basta. Cioè, o così, non è che, se vogliamo rimanere amici, ci sta a ridere del passato, ma no, non succederà alla qualunque, succederà che parleremo, ci berremo uno spritz e torniamo a casina, ok? Ecco, secondo me è questo, devi essere più esplicita con Mark, magari lo sei anche stata e lui non capisce, perché vede questa cosa come un ulteriore ostacolo, che però trova intrigante, e quindi se agisce così, ai ai ai,
Ai 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 ai, per me è X. Però anche voi trescine e trescini in ascolto, ditemi che ne pensate. Mi raccomando, io queste persone narcisiste che fanno i manipolatori solamente per avere conferme per sé, ne ho conosciuti tanti, ne ho viste tanti. Insomma, mi fanno abbastanza girare gli Zebedei. Anche perché comunque io sono una persona che è forse la persona più contro il tradimento possibile. Cioè, io sono per la sincerità totale nei rapporti, odio l'ambiguità, odio queste cose. Quindi mi fanno proprio infervorare. Ma forse sono io così. Ditemi anche voi che ne pensate. Quindi, cara signora Tocque, beh, allora, mi raccomando, fammi sapere come va. Sono sicuro che anche Trescine e Trescine in ascolto sapranno aiutarti, darti il loro sostegno e darti anche dei punti di vista differenti. Perché comunque, ragazzi e ragazzi, io apprezzo tantissimo il fatto che molto spesso voi date dei consigli che trovo più azzeccati rispetto a quelli che dico io. Quindi stiamo diventando una bella cricca di subdoli e questa cosa mi piace. Ma per oggi, caro Torlino, il fumacupido termina qui. Intanto salutiamo signora Tocco, le mandiamo un bacio e facci sapere come va. E il fumacupido termina qui. Siamo esausti? Siamo soddisfatti? Boh, speriamo di sì. Intanto, beh, vi salutiamo, io e Torlino qui vicini, sperando che tutti voi possiate abbandonare i gorghi, i terremoti, gli uragani del trash amore per addentrarvi nel giardino rigoglioso della subdolaggine. E quindi vi salutiamo, ricordandovi ancora una volta di essere un'unica e semplice essenza.